Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Euro Truck Simulator, signori miei, con il nostro camion. Oggi ci rimettiamo col volante in mano, il cambio e partiamo per la nostra spedizione verso il nord Europa, signori miei. Allora, carissimi, prima di partire col video io vi ringrazio per i like, vi ringrazio per i commenti, per il supporto dato a questa sera. Spero vi piaccia sempre questa nostra avventura verso il nord Europa. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, e se volete supportare il canale con delle piccole donazioni trovate il link per fare tutto l'ambaradana che vi ho appena detto sotto in descrizione al video. Detto questo, non perdiamo altro tempo e partiamo con la nostra avventura. Ok, signori, il nostro obiettivo è andare al nord Europa. Noi siamo partiti da Palermo praticamente, che ormai non si sa quanti tempo fa siamo partiti, e siamo arrivati a Stoccarda, che se non ricordo male. Siamo arrivati a Stoccarda, sì. Noi dobbiamo continuare a salire verso l'alto, quindi cerchiamoci un lavoro da Stoccarda che ci possa continuare a fare salire. Allora, abbiamo Stoccarda Norimberga, che ci spostiamo in orizzontale. Stoccarda. No, non è Norimberga, è Nürnberg. Boh, non so, forse Nürburgring. Boh, non è più Nürbur. Stoccarda Strasburgo e andiamo in orizzontale dall'altro lato, in Francia. Ok. Zurigo, no, torniamo indietro. Zurigo, torniamo indietro. Zurigo, torniamo indietro. Monaco, torniamo decisamente indietro. E poi abbiamo Zurigo oppure Stoccarda, Stoccarda. Che saliremo verso l'alto, ma sinceramente fare Stoccarda, Stoccarda non ha molto senso. Quindi, signori, l'unica possibilità che abbiamo o Stoccarda Nürnberg con un Volvo o con un Nissan, oppure Stoccarda Strasburgo in Francia. Allora, signori, io quasi quasi me ne vado qui a Norimberga, a Nürnberg, a Nür dove cavolo, non so di preciso dove andremo a finire. La strada sembra bella dritta dritta, sono 217 km, ci pagano 4.428 euro, dobbiamo portare un'autocisterna. Non perdiamo tempo, raga, con il nostro bellissimo Nissan o Volvo. Andiamo col Volvo, dai, mi pagano di più e mi piace di più. Andiamo col Volvo, signori. Ok, ci siamo, signori, ma perché partiamo sempre in posti sperduti praticamente? Dove cazzo allora siamo? Nel deserto, mamma mia che posto brutto. Allora, prima di cosa accendiamo il camion. Alziamo il volume così voi dovreste sentire anche qualche cosa. E, sì, le luci. Accendiamo tutte le luci possibili e immaginabili. Il clacson era con. Ah, questo c'è un bel clacson, ok, quindi potremmo salutare i nostri colleghi camionisti. Sì. Sì, ok, penso si esca di qua per uscire dal. Io mi stavo andando già a infognare in posizioni strane. Però va bene, dobbiamo seguire giustamente lo sterrato. Cos'è? Una miniera, qualcosa di terriccioso. Forse abbiamo trovato la strada per uscire, raga. Mezz'ora dopo, forse ho trovato la strada per uscire. Dai, già siamo andati a mezz'ora di video per capire come uscire da questo posto. Però va bene, forse ce l'abbiamo fatta. Forse ce l'abbiamo fatta. Dai, è così. Mamma mia, che posto infrattato, dico io. Qualcosa di più semplice? No. Però va bene. Qua c'è una mega curva che nemmeno un campionato di rally fanno queste curve. Ma porca. Va bene, ce la facciamo, ce la facciamo. Oh, qui c'è una barra alzata. Siamo fuori, signori. È stato un piacere. Ciao, zio. Ce ne andiamo. Ciao, zio. Ok, siamo fuori, signori miei. Siamo a 218 km dal nostro obiettivo. Ce la possiamo fare. Oh, vedi che carino qua. Dico io, che ci voleva asfaltare così tutta quella zona? Che carino il posto. Dai, non è male. Ci eravamo solamente persi all'interno della miniera per cercare di uscire. Però l'importante è che siamo usciti. Abbiamo preso la strada, signori. Finalmente qualcosa di civile. Siamo su una strada asfaltata, non so di preciso dove siamo, perché ancora non abbiamo preso l'autostrada, saremo su una strada provinciale praticamente. Stiamo palesemente invadendo l'altra corsia per fare questa curva e infatti la macchina lì si è fermata. Ciao zio! Non l'ho potuto salutare, raga, mannaggia. Non l'ho potuto salutare perché mi stavo rischiando di schiantarmi a muro. Però va bene. Allora, siamo sopra il limite di velocità, che è di 50 km/h. Noi stiamo andando a 75, perfetto, neanche il tempo di dirle, ci hanno già dato 500 euro di multa. Ma non è colpa mia, siamo in discesa, è logico che il camion va veloce in discesa. Cioè, non ci posso credere, raga, un'autovelox a video, un'autovelox a video. Ciao, zio!
Oddio! Non mi salutano, sono tutti. Sto antipatico a tutti praticamente, però vabbè. Sto antipatico a tutti, non mi saluta nessuno. Uffa! Uno vuole essere gentile, vuole entrare in questo mondo di camionisti e farsi accettare, non lo saluta nessuno. Ciao zio! Mamma mia, gli stavo salendo addosso. Va bene, dettagli, raga. Allora, qui c'è uno svincolo. Dovremmo prendere l'autostrada, se non sbaglio. Non dobbiamo andare dritto, ok. E di qua dobbiamo girare per forza da questa parte. Allora, ferma sto camion, ok. Lì non ci sta nessuno. Giriamo di qua, ok. Così dovremmo riuscire a metterci in autostrada, secondo un'antica leggenda. Se questo camion ammurrato riesce a salire. Dai che ce la fai zio, dai che ce la fai zio. Possiamo metterci? Sì, ci possiamo mettere, non c'è nessuno. Che ci sta scritto in quel cartello? Non l'ho letto. Cartelli incomprensibili, signori miei, cartelli incomprensibili. La polizia mi sta superando, ma siamo dentro il limite di velocità. Andate a quel paese. E niente, raga, siamo a 168 km dalla nostra meta. Vediamo, speriamo di non fare altri danni. Stiamo superando, raga. Primo sorpasso del nostro viaggio qui in Germania. Se le apriremo lo zio. Voi non avete visto niente, raga. Mamma che botta che gli ho dato. Si è fermata addirittura. Ho distrutto mezzo camion. Non mi pagheranno mai. Ma porca di una paletta imbriaca. Ho distrutto mezzo camion per salutarlo. Mi sa che il saluto l'ha sentito, però. Mi sa che il saluto questa volta l'ha sentito. L'hanno decisamente sentito. Hakuna Matata, sembra quasi poesia. Questo non lo saluto. Ma porca. Raga, mi stava salendo addosso lui questa volta, non è stata colpa mia. Non mi sono distratto perché stavo cantando come un pazzo per strada, ma lui mi stava salendo addosso. Basta, non saluto più nessuno, raga, non saluto più nessuno. Dico, se ogni saluto devo salire addosso alle persone, zio non ti saluto a te. Ciao collega, non ti saluto. Hakuna Matata, sembra quasi poesia. Io però devo un attimino uscire dalla mia corsia per effettuare questo sorpasso. Perfetto, che riusciamo a fare tranquillamente. Forse dovrei anche mettere la freccia. No. Frena. Mamma mia, raga. Oggi mi sa che sono leggermente ubriaco, signori. Stiamo guidando proprio di marmellata. Proprio una cosa terribile, signori. Stavamo per schiacciare una macchina contro un guardrail alla nostra sinistra e stavamo per andarci a inchiappare contro un camion davanti a noi. Proprio, se mi danno un euro forse per il biglietto per tornare a casa è assai in questo viaggio, altro che 4.000 euro. Se mi danno un euro per tornarmene a casa con l'autostop e prendermi un cappuccino al bar, forse è l'unica cosa che mi daranno. Comunque, signori, siamo a 82 km. Hakuna Matata, turutu, sembra quasi poesia. Turutu, Hakuna Matata, turutu, tutta frenesia. Oh, che bella questa galleria. Che è fatta bene questa galleria, che carina. Ben tenuta, ben. Certo che dagli specchietti dell'orizzonte non si vede una cippa di nulla, raga. Dai, ma mi dite come faccio a capire se c'è qualcuno che mi sta superando. Io supero. BCP. Ciao, BCP. Poco fa ti stavo salendo di sopra, non ti preoccupare. Siamo. Oh, guarda, che fanno? Il viaggio in collaborazione. Due camion uguali dello stesso carico che viaggiano uno a fianco all'altro. Va bene. Noi stiamo superando come se non ci fosse un domani, raga. Stiamo a 90 km orari con limite di 80. Tanto già un autovelox ce lo siamo presi. Questo lo superiamo pure. A posto. Siamo a 60 km dall'arrivo, raga. Siamo molto vicini. Ok, signori. Siamo incollati praticamente alle spalle di un Volvo. Siamo a 25 km dalla nostra meta. Siamo usciti, abbiamo cambiato autostrada, forse siamo passati dall'autostrada alla superstrada, perché adesso vedo i cartelli blu delle indicazioni, quindi mi sa che siamo passati dalla superstrada, dall'autostrada alla superstrada, e adesso dobbiamo prendere questa bellissima uscita a destra che ci farà entrare a Nürburgring. Anche il Volvo segue la nostra stessa direzione, quindi mi sa che anche lui ha da consegnare a Nürburgring. Se. Mamma mia! Oh! Raga, me la sto facendo in modalità rally, signori. Me la sto facendo in modalità rally. Ma porco, mannaggia a lui e chi non glielo dice pure. Mi ha fatto andare fuori strada, raga. Ma vi rendete conto? Dove finisce il guardrail? Dove finisce? Cioè, ma che viaggio di M, raga. Dove finisce il guardrail? Non si vede nulla. Riesce ad andare ancora indietro?
Se non è possibile ripartire, forse il bloccaggio del differenziale ti può aiutare. Usa il tasto V. Ma non voglio il bloccaggio del differenziale. Mi si è completamente girato il rimorchio. Sta pure piovendo. Ma che sfiga abbiamo in questo viaggio, raga! Ma che sfiga abbiamo in questo viaggio? Ma vi rendete conto? Riesci a ripartire, zio? Ok. Signori, praticamente sono rimasto bloccato in quel viadotto, ho dovuto chiamare il carro attrezzi. Mi è venuto a prendere, mi ha portato direttamente qui a Norberg. Siamo completamente, penso, fuori orario, con un camion completamente distrutto. Stiamo uscendo in questo preciso istante dall'officina. Vediamo di consegnare questo carico. Io non so minimamente se mi daranno più l'euro che pensavo mi dessero. Ci hanno portato direttamente qui all'autofficina. Se lui gira, mi farebbe tanto piacere. Abbiamo la bandierina. Hai trovato un'agenzia di lavoro. Qui è possibile assumere autisti. Ma cosa vuoi? Ma io voglio semplicemente portare questo camion a destinazione. È stato il viaggio più brutto che potevamo fare, signori. Il viaggio più brutto che potevamo fare. E guardate che entrata piccola che abbiamo qui per consegnare la merce. Ora, ma mi sembra normale, dico. Che io devo entrare qua dentro. Come faccio a entrare lì dentro? Dai, 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 dai. Siamo passati a pelo. Io non so se riusciamo a passare con il camion. No, non riusciamo a passare con il camion. E mi sembra normale che non ci riusciamo a passare col camion. Non ci posso credere, signori. Ok, siamo dentro. Non so per quale virtù divina siamo dentro, ma siamo riusciti ad entrare. Parcheggiamolo in maniera facile il camion. Cortesemente, riesco quantomeno a parcheggiarlo. Sì, siamo riusciti a portarlo dentro. Parcheggiamo qui questo camion, raga, e andiamocene via. Mamma mia, che missione terribile! Mamma mia, che missione terribile! Ci siamo? Ok, ci siamo. Chi per voi? Staccalo, mamma mia. Mamma mia, raga, è proprio andata male. Viaggio eccellente, ma di che sta dicendo? Mi hanno dato 4.428 euro. Ma che stiamo parlando, raga? Gli ho distrutto un camion, ho chiamato il carro attrezzi, hanno dovuto pagare l'officina, mi hanno dato eccellente. Ma io voglio lavorare tutta la vita con questi. Ma va bene, ragazzoli, detto questo, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella raga, ciao!